Salve a tutti, eh, io sono Davide Figlieri, direttore del quotidiano online Il Capoluogo d'Abruzzo, che in collaborazione con Info Media News sul canale 15 del digitale terrestre ha appunto costruito questo momento, sta costruendo questo momento di importante informazione relativa al grande evento che il 10 marzo eh, tutti noi abruzzesi vivremo. E mi riferisco alle, alle elezioni regionali appunto del 10 marzo 2024, dove si andrà al rinnovo del Consiglio regionale. E della nuova giunta regionale con chiaramente il nuovo presidente della, della nostra regione. E questo momento, questo, questo verso il voto voleva essere forse un qualcosa un po' di diverso, era nato e concepito in maniera un po' diversa. Infatti, la nostra intenzione eh, riuscire a mettere davanti alle telecamere in contemporanea per un, in, un, un confronto, un incontro-confronto tra i due candidati, che era previsto peraltro per il 22. Eh, il 22, scorso, 22 febbraio, e eh, purtroppo questo non, non è stato possibile perché all'ultimo momento il governo lo sta, ha convocato la, la conferenza Stato-Regioni e il presidente Marsilio non ha potuto sottrarsi a, a, appunto a, questo, a, a, questo, a questa convocazione. Però noi non abbiamo molato la presa e per garantirvi quanta più informazione e quanto più puntuale possibile rispetto a quelli che saranno i due contendenti, abbiamo. Eh, Abbiamo realizzato due interviste in due momenti diversi ponendo ai due candidati le identiche domande, dando loro lo stesso tempo di, eh, di risposta, e, eh, che vi riproporremo appunto in questa, in questa trasmissione. Tra brevissimo ve la, ve la riproporremo. Intanto io inizierei, eh, se, se siamo tutti d'accordo, con il lancio delle schede dei, dei, due, dei due candidati che ci presenteranno. Chi siano i due personaggi in competizione. Prego Regia, se possiamo mandare le schede. La politica, per Marco Marsilio, è una passione che arriva molto presto già dagli anni di liceo e resta una costante in tutta la sua vita. Intorno al suo nome ha compattato il centro-destra sin dal 2019, diventando il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. Si ripropone alla guida della regione guidando una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, UDC Idea e Lista Marsilio Presidente. 56 anni, Marsilio è nato a Roma, ma i suoi genitori sono di tocco da Casauria in provincia di Pescara, dove il padre, costretto a lasciare l'Abruzzo in cerca di lavoro, è tornato a vivere da pensionato. Laureato in Filosofia e La Sapienza, è sposato ed ha una figlia. È stato eletto alla Camera dei Deputati nel 2008 e al Senato nel 2018. L'11 febbraio 2020 viene eletto vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, di cui Fratelli d'Italia fa parte. Al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea nel 2022 ne è diventato presidente. Luciano D'Amico è nato il 3 gennaio 1960 a Torricella Peligna, in provincia di Chieti. I suoi genitori, da contadini, hanno intrapreso la strada del piccolo commercio di prodotti per l'agricoltura. Si dichiara da sempre orgoglioso delle sue umili origini, considerandole un valore aggiunto in quanto radicate nella conoscenza concreta del valore del sacrificio e del lavoro. Il suo progetto di vita si è sviluppato nell'ambito accademico, laureato in Economia e Commercio all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, assegnista di ricerca, ricercatore, professore associato e infine ordinario, per essere poi eletto preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e rettore all'Università di Teramo. D'Amico ha ricoperto inoltre l'incarico di presidente dell'azienda di trasporto pubblico regionale ARPA con l'obiettivo raggiunto di risanare i conti in un momento di transizione e fusione che ha dato origine a TUA. Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo appena visto, abbiamo appena visto le due schede eh, presentarci, il, abbiamo scoperto il profilo dei due candidati alla Presidenza della Giunta, della giunta regionale, eh, prima di dar fuoco alle polveri e passare alle domande, ripeto una precisazione già fatta poc'anzi, eh, mi riferisco al fatto che quest intervista è stata, state, queste interviste sono state realizzate nel pieno rispetto della condicio, nel senso che ai, ai candidati è stato posto lo stesso numero di domande, eh, con lo stesso tempo, con gli stessi tempi eh, di risposta che verranno scanditi e soprattutto alla loro scadenza eh, avremo un segnale acustico che ci dirà che Big Bang ha detto basta. Eh, quindi, detto questo, fatta di nuovo questa precisazione, passiamo direttamente alle domande in maniera molto, molto chiara e molto sintetica. La prima domanda è: Lei come si racconterebbe in due minuti? Ho 64 anni, abruzzese per nascita e per scelta. I miei genitori i contadini mi hanno consentito insieme a tutta la mia comunità di avere delle opportunità, di cogliere delle opportunità, di poter studiare, di poter realizzare il mio progetto di lavoro, il mio percorso di carriera e il mio progetto di vita. Ho ricevuto moltissimo da questa comunità, dalla mia terra e per questo ho ritenuto opportuno impegnarmi ora per poter far sì che tanti altri giovani abruzzesi Possano ricevere quelle opportunità che io ho avuto, possano attraverso le opportunità di una regione che torni ad essere dinamica, una regione che torni a crescere e a svilupparsi, possano realizzare i loro progetti di vita qui in Abruzzo e possano contribuire attraverso la, la realizzazione dei loro progetti non solo al proprio benessere, ma al benessere dell'intera comunità abruzzese. Beh, 56 anni in 2 minuti, ci proviamo. Eh, sono abruzzese di sangue e romano per necessità. La mia famiglia era abbastanza umile da dover cercare lavoro fuori, non, non lo trovava in Abruzzo. Mio padre vinse un concorso a Roma da geometra al comune di Roma e per 40 anni è stato a Roma, una sorta di esule in patria, perché non si è mai adeguato alla vita della metropoli, infatti è appena andato in pensione è tornato a Tocco, prima pochi mesi all'anno. Mia madre faceva più resistenza, poi si è arresa, poi si sono trasferiti lì e, e lì tuttora vive. Mia madre è morta da qualche anno e riposa al cimitero di Tocco da Casauria. E, io sono cresciuto a Roma, al, ho fatto il liceo, dove ho cominciato a fare politica, ad avere questa passione che, in una fase della vita, diventa anche una malattia diventa quasi totalizzante come impegno. Bisogna pure un po' a un certo punto disintossicarsi. E nella mia vicenda politica ho fatto un po' di tutto perché iniziando al liceo questa passione te la porti dietro e la trasferisci nei quartieri, poi fai il consiglio di quartiere, poi al comune. Sono stato in entrambi i rami del Parlamento e in mezzo sono tornato a lavorare perché ho il mio lavoro, sono un project manager certificato al Project Management Institute, lavoro per un'impresa privata occupandomi di certificazione. Quindi Conosco anche che cosa accade dall'altra parte della barricata, eh, perché le imprese trovano tanta ostilità, difficoltà e vivono spesso in maniera conflittuale il rapporto con le pubbliche amministrazioni. Mi ha aiutato a capirle e ad andare avanti. Nella vita privata sono cresciuto juventino, un grave difetto, lo so, eh, ma mi ha forgiato nel carattere, perché potete immaginare nella città di Roma essere juventino ai tempi di Falcao, che cosa voleva dire ho giocato a pallacanestro perché ero alto quasi due metri, poi i quasi sono rimasti quasi e mi sono dovuto fermare e, ed ora invece il mio, il mio sport è la maratona e il C. Parliamo di proposta di collegio unico, quali vantaggi, ammesso che ci siano, per la regione Abruzza? Io credo più che vantaggi il Collegio unico allontanerebbe forse l'elettore dall'eletto, dal, dall dal candidato alle elezioni. Le allontanerebbe perché il Collegio Unico significherebbe far riferimento non più ad un ambito provinciale come accade ora, e significherebbe in qualche modo allungare la, la, il collegamento fra eletto ed elettore. E poi mi farebbe piacere riflettere anche su un altro aspetto. Il Collegio Unico significherebbe porre tutti i candidati nella condizione di dover gestire una campagna elettorale sull'intera regione. Con un aumento inevitabile dei costi e degli impegni, i costi tenderebbero a selezionare la partecipazione alle elezioni, alle candidature, gli impegni tenderebbero a rendere meno efficace il collegamento, la promozione, la presentazione e direi la creazione di quel contatto, di quel rapporto che dovrebbe essere sempre strettamente fiduciario e molto più intenso eh, fra eletto ed elettore. L'Abruzzo è troppo diviso tra campanili, troppo frammentato tra città che si fanno e si facevano la guerra una contro l'altra, dobbiamo fare ogni sforzo per superare questo limite. E io voglio che la classe dirigente abruzzese cresca, che gli assessori, i consiglieri regionali siano capaci di fare sintesi e di saper interpretare i bisogni dell'intero Abruzzo e non di una sua parte magari in contrasto e in conflitto con l'altra, perché questo conflitto poi blocca, non si prendono le decisioni perché è difficile collocarle perché magari una decisione che va bene per una parte viene vista con gelosia, invidia e reticenza da un'altra. Gli assessori quando vengono nominati devono occuparsi dell'intero Abruzzo e non soltanto della provincia dove sono i propri elettori, non si devono preoccupare di coltivare l'orticello elettorale che, lo, che gli permetterà magari di essere riconfermato, ma devono rispondere a tutto l'Abruzzo. La diffidenza che c'è ancora oggi, l'assessore Aguilano visto a Pescara, l'assessore Pescarese visto a Chiedi, eh, l'assessore Teramano con il resto della regione e così via è un difetto, un problema che non fa crescere la classe dirigente. Eleggere il Consiglio regionale sulla base di un collegio che mette insieme tutto l'Abruzzo, come avviene per il Senato, come avviene per altre elezioni, significa mettere eh, i consiglieri regionali nella condizione di doversi cercare il consenso in tutte le città d'Abruzzo, di dover parlare con tutte le province e quando vengono eletti e magari fanno gli assessori, di dover rispondere all'intera regione Abruzzo e non soltanto ad una sua parte. Bisogna far crescere la regione e anche la sua classe dirigente. Capitolo transizione ecologica. L'impatto sull'industria su agricoltura... Eh, secondo lei quale, quale sarà e soprattutto quale possa essere il punto, essere il punto di mediazione? Sull'industria più che la mediazione io direi è un'occasione di grande crescita e di grande sviluppo. La transizione ecologica significa innovare nel modo di produrre, significa innovare i prodotti da, da produrre, significa in realtà avere la possibilità di fare nuovi investimenti, significativi investimenti e aumentare enormemente l'occupazione. È un'occasione che l'Abruzzo deve cogliere, deve cogliere per la tradizione manifatturiera che ha, deve cogliere per la capacità che ha sempre, ha sempre mostrato di avere di riuscire ad adeguarsi prontamente alle sfide tecnologiche e la transizione ecologica è anzitutto una sfida tecnologica. Per l'agricoltura ancora di più, bisogna accompagnare gli agricoltori ad affrontare la sfida del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico non è solo qualche grado in più in estate piuttosto che un inverno magari più mite. Il cambiamento climatico significa ridefinire i cicli di produzione e il singolo produttore non può essere lasciato da solo di fronte a questa sfida epocale. Dobbiamo partire da un dato, eh, i cambiamenti climatici, eh, la necessità di superare le energie da combustibile fossile, di creare un mondo più pulito, più sostenibile. È una necessità che è condivisa praticamente da tutti. Quello che distingue le parti sono però le ricette da seguire per arrivare a questo comune obiettivo. Maggiore tutela ambientale, sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi industriali, dell'agricoltura, un po' del nostro vivere comune. Qual è il problema? È che purtroppo... Le regole che governano questi settori sono principalmente decise a Bruxelles, nella Unione Europea, e al Parlamento Europeo e nella Commissione Europea i partiti di ispirazione progressista, socialista, ambientalista eh, stanno adottando una linea radicale, ad esempio sull'agricoltura. E la, la considerare le stalle come se fossero una fabbrica nella produzione di CO2 e quindi costringere gli allevatori a pagare una tassa per le emissioni che fanno, o, eh, i terreni da non coltivare piuttosto che da coltivare con delle regole che li mettono in condizioni svantaggiose rispetto ad altri mercati. E a maggior ragione nell'industria la scelta di indirizzare l'industria automobilistica solo verso l'elettrico escludendo altri motori e altri combustibili per raggiungere lo stesso obiettivo sta limitando la ricerca scientifica e mettendo in difficoltà l'industria europea come l'agricoltura europea nei confronti di quella extraeuropea. E si arriva al paradosso che quelli che inquinano, che se ne fregano del cambiamento ambientale, dell'impronta ambientale e così via, produrranno cibo, macchine, macchinari che noi mangeremo, importeremo e utilizzeremo, mentre le nostre fabbriche, i nostri agricoltori rischiano di andare falliti. Dobbiamo invertire questa tendenza. In particolare parliamo di agricoltura. La nostra è una regione a vocazione agricola: eh, incidere, mitigare. Gli effetti appunto di queste nuove tendenze e tendenze europee, eh, in che maniera, secondo secondo lei, e soprattutto, che cosa ci, ci sia in campo per il Fucino per quanto riguarda la politica agricola comunitaria, è necessario che l'Italia giochi un ruolo più attivo per rappresentare anche le esigenze dei nostri produttori agricoli. È necessario poi che dopo aver giocato questo ruolo più attivo riesca a tradurre in ambito regionale una eh, assistenza ai propri agricoltori, un accompagnamento alla, dicevo prima, alla transizione, al cambiamento climatico, all'adeguamento delle colture alle nuove condizioni climatiche. E credo che in Abruzzo questo sia particolarmente importante per un'agricoltura che vuole, vuole produrre mh, beni di maggiore qualità, di più elevato valore aggiunto. E il Fucino su questo è un esempio illuminante. L'orto d'Europa, il terreno più fertile d'Europa. È necessario che si facciano investimenti per rendere più competitive le produzioni del Fucino e della regione Abruzzo. Il sistema irriguo, che era stato finanziato alcuni anni fa dalla giunta di centrosinistra, ne è una prima dimostrazione. Ma oltre al sistema irriguo io direi che è necessario che l'agricoltura venga accostata sempre di più ad altre competenze regionali, la salute che va, va, va perseguita, va curata, anzitutto con un'alimentazione sana e corretta e in Abruzzo possiamo permettercelo perché i nostri agricoltori ci offrono prodotti di grande qualità e di grande salubrità e va affiancata anche a settori quali il turismo perché è necessario che i nostri agricoltori possano diversificare le fonti di reddito va valorizzata anche immaginando una tutela dell'ambiente perché ai nostri agricoltori è possibile immaginare di affidare lavori di manutenzione dell'ambiente e lavori che possano renderlo, tutelarlo sempre di più per il Fucino abbiamo fatto quello che da vent'anni non si faceva, dal 2001 la Giunta Pace aveva finanziato 90 milioni di Euro per fare un impianto di irrigazione, progetti che non sono partiti, approvazioni che non sono arrivate, legislatura finita in anticipo, quella successiva azzera questi finanziamenti, poi se ne ritorna a discutere, poi arriva la Giunta d'Alfonso che mette 50 milioni senza fare un progetto o lasciandoci un progetto largamente incompleto che abbiamo dovuto definanziare per non farci riprendere i soldi dallo Stato per incapacità progettuale. Oggi abbiamo un progetto approvato, un progetto che sta raccogliendo le ultime autorizzazioni per andare in gara d'appalto, un progetto che complessivamente cuba 200 milioni di euro, dei quali 90 sono già stanziati sull'accordo di coesione firmato due settimane fa con Giorgia Meloni. Per la prima volta e per davvero. Parte, partirà la gara d'appalto e si farà un impianto di irrigazione che copre il 75% del fabbisogno della piana del Fucino. Questa è una risposta formidabile anche alla domanda generale, perché lo stesso modello di intervento lo facciamo negli altri consorsi di bonifica: altri 50 milioni complessivi di euro vanno agli impianti irrigui per permettere quindi di creare gli invasi e l'irrigazione necessaria a combattere i cambiamenti climatici, a reggimentare le acque, a sprecarne di meno, a usarla bene e a fare in modo che quindi l'agricoltura possa essere sostenuta. Per il resto noi sosteniamo l'azione che il governo Meloni con il ministro Lobrigida sta facendo in Europa per modificare la politica agricola comune, per fare in modo che sia più a misura dell'agricoltura tradizionale e dell'agricoltura dei nostri territori in particolare. Lavoro e formazione. Come armonizzare i due diversi eh, settori, no? e mi riferisco alla, ai lavoratori introvabili e a quelli inflazionati, come specializzazione? Con un ruolo decisamente più incisivo e strategico eh, da attribuire alla Regione Abruzzo, un ruolo decisivo nel coordinamento dell'offerta formativa per quanto riguarda la formazione terziaria e il sistema universitario. Eh, ottimo sistema universitario, le quattro eccellenti università regionali eh, potrebbero eh, rendere ancora più adeguata la propria offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro con un intervento di coordinamento e di guida della Regione Abruzzo che voglio ricordare presiede il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Regionali. È un ruolo assai significativo anche per il potenziamento dell'istruzione tecnica superiore. Gli ETS, i cosiddetti istituti di formazione tecnica superiore, svolgono un ruolo straordinario nell'offrire le competenze necessarie per i nuovi lavori, per i nuovi saperi. Io credo che un ente come la Regione debba porsi l'obiettivo di aiutare gli enti di formazione, le scuole, gli istituti, le università a elaborare i nuovi saperi, a, in, a individuare i, le nuove conoscenze che sono necessarie per immaginare una possibilità di impiego nei nuovi lavori che vanno affermandosi. Siamo in un periodo di radicali trasformazioni tecnologiche, siamo in transizione ecologica, in transizione digitale, è necessario un adeguamento continuo, su questo la Regione deve giocare un ruolo essenziale. Per prima cosa, avvicinando la domanda all'offerta. Noi chiediamo costantemente alle imprese di che cosa hanno bisogno, di chi hanno bisogno, di quali qualifiche professionali hanno bisogno e le abbiamo stimolate a lavorare insieme a noi per creare la formazione necessaria. Lo abbiamo fatto sui tradizionali corsi di formazione con il Fondo Sociale Europeo, che in questo ciclo ha due volte e mezzo le risorse che aveva nel ciclo 14-20, l'attuale ciclo 21-27. Ha un pacchetto di milioni molto più consistente e centinaia di corsi di formazione stanno partendo o sono già partiti. Hanno già partecipato oltre 3.000 giovani a questi corsi per creare le maestranze che servono. Gli istituti tecnici superiori, ne abbiamo aumentato il numero e le eh, materie delle discipline che affrontano: i principali, quelli sulla mercatronica, quello sull'alta moda, quello sul turismo alberghiero, eh, stanno eh, sfornando personale che nel 98, qualcosa per cento dei casi viene assunto il giorno dopo essere stato diplomato. Creiamo anche i momenti dell'orientamento perché gli studenti che finiscono le scuole secondarie e che devono scegliere quale percorso universitario o di formazione scegliere, non hanno mai avuto in Abruzzo un luogo dove farlo. Noi alla Fiera di Lanciano abbiamo portato migliaia di studenti dell'ultimo anno che si sono incontrati con decine di imprese, di aziende pubbliche e private che hanno offerto i loro percorsi, che hanno fatto capire a questi studenti cosa possono fare, dove possono farlo, che cosa devono scegliere e che cosa devono studiare per poter essere pronti nel mercato del lavoro. In che modo la regione Abruzzo può attivarsi per diminuire il gap tra donna e uomo rispetto all'accesso al lavoro? Offrendo tutti quei servizi che potrebbero rendere effettivamente e sostanzialmente paritaria la posizione di un uomo e di una donna. Immagino tutti i servizi alla maternità, penso agli asili nido, penso a tutto ciò che può rendere più agevole la vita di chi è chiamata come madre. Eh, a, a gestire degli altri impegni che spesso mal si conciliano con gli impegni di lavoro. E io credo poi che sia necessaria una politica attiva per riaffermare questa parità di genere, eh, intervenendo anche sulle differenze salariali che troppo spesso penalizzano e rendono evidente questa diversità e troppo spesso disincentivano anche l'impegno in attività lavorativa. Sono convinto che sia una questione da, da immaginare e da collegare anche ad una vera e propria rivoluzione culturale. La Regione Abruzzo non può permettersi di non valorizzare tutte le sue risorse e le sue risorse sono rappresentate dalle giovani e dai giovani abruzzesi. Non possiamo tollerare che ci sia una, una impossibilità di valorizzare alcune di queste risorse e di rendere la, di, di consentire a tutte le giovani abruzzesi di affrontare la propria carriera lavorativa, di, di costruire la propria carriera lavorativa in condizioni di assoluta parità con i loro colleghi giovani. Uno dei risultati di cui vado orgoglioso, nell'aumento dell'occupazione che ha conosciuto l'Abruzzo in questi anni e che nell'ultimo anno porta a superare 500.000... Occupati a tempo indeterminato, il contributo maggiore alla crescita dell'occupazione viene dalle donne e dai giovani, che sono appunto i settori, i segmenti di popolazione più fragile, più debole, dove prima l'Abruzzo era troppo indietro e deve recuperare terreno. Naturalmente, perché ci sia una, peraltro una delle nostre principali aziende, l'azienda del trasporto pubblico, è un'azienda che può certificare di avere piena parità salariale e un equilibrato numero di donne presenti tra la, nella pianta organica. Eh, questo è come dire un esempio concreto di quello che facciamo. Per il resto le amministrazioni pubbliche e la società in generale deve organizzare i propri tempi, i propri servizi, il proprio lavoro per fare in modo che le donne non debbano mai essere costrette a non lavorare per dover fare altro, per occuparsi magari della cura dei propri cari, per occuparsi dell'istruzione dei propri figli, non avendo servizi, i nidi, assistenza domiciliare integrata, eh, che troppo spesso conduce la donna a fare la scelta eh, di lasciare il lavoro, di ridurre le ore disponibili chiedendo precariato, part time, eh, minore impiego quindi rispetto agli uomini e quindi anche minore parità salariale e questo è un, uno sforzo che deve fare tutta la società perché anche nel privato questo gap va colmato, ci serve uno sforzo anche delle grandi imprese a dare questi servizi e a colmare quello che manca ancora. Parliamo di tribunali mironi, minori, almeno così vengono a volte impropriamente eh, definiti. Eh, lei come, come, come giudica il percorso finora fatto, e se, soprattutto che effetti può aver avuto? Io credo che un chiarimento terminologico potrebbe essere opportuno. Spesso definiamo minori tribunali come il Tribunale di Avezzano, che minori non lo sono affatto se volessimo considerare il volume delle attività che viene svolto. La questione dei tribunali minori riguarda più in generale la gestione strategica del territorio. Troppo spesso siamo chiamati in Abruzzo a realizzare delle razionalizzazioni chiudendo i tribunali minori, chiudendo gli ospedali minori, chiudendo i presidi cosiddetti minori. Ma queste sono norme che possono andare bene per altre regioni in cui la struttura del, dei centri regionali, dei centri urbani regionali rende possibile questi accentramenti, rende possibile queste razionalizzazioni. Una regione come l'Abruzzo, che è una regione che si è formata nei secoli sulla base di un policentrismo probabilmente dettato e provocato dalle condizioni del territorio, non può accettare acriticamente progressivo, un progressivo accentramento di funzioni solo in alcuni grandi centri. È necessario che permangano sul territorio i presidi, i presidi di giustizia come i tribunali che peraltro, ripeto, spesso minori non sono affatto, è necessario che rimangano i presidi della salute come gli ospedali, è necessario che rimangano i presidi dell'istruzione. Essere sul territorio ed essere comunità significa proprio questo, non limitarsi criticamente ad applicare delle scelte che a volte sono pensate per realtà territoriali decisamente diverse da quelle abruzzesi. Me lo chiede nei giorni in cui Giuseppe Conte sta scorrazzando in lungo e largo per l'Abruzzo tentando di convincere l'elettorato Grillino a votare per D'Amico. È lo stesso Presidente del Consiglio che ha avuto per tre anni il potere di salvare questi tribunali, pur avendo il Ministro della Giustizia del suo stesso partito. E non lo ha fatto, nonostante una, almeno una dozzina di parlamentari nel 2018 vennero eletti e sostenevano il suo governo proprio in Abruzzo, avendo fatto campagna elettorale dicendo salveremo i tribunali. Io in Senato, quando ancora non si parlava della mia candidatura alla Regione, mi occupai di questo, interrogai il Ministro, pensando magari di dargli il destro per prendere l'iniziativa e trovai un muro. Lo abbiamo continuato a registrare nei cinque anni successivi dove le proroghe sono state ottenute a prezzo di emendamenti sanguinosamente ottenuti dopo battaglie in commissione. Qual è la differenza oggi con il governo Meloni? Presto detto, l'ultima eh, manovra del cosiddetto decreto mille proroghe, tradizionale decreto proroghe, non ha avuto bisogno degli emendamenti e della battaglia parlamentare in commissione per ottenere la proroga ma è stata inserita di iniziativa del governo all'interno del testo del decreto legge. Questa volta è il governo, sono i ministri, è il ministro della giustizia che dice diamo altri due anni fino al 1 gennaio 26 perché noi dobbiamo rivedere, riordinare e modificare la geografia giudiziaria. Quindi l'obiettivo non è più prorogare in attesa di chiuderli come avveniva prima. Adesso la proroga è in attesa di riaprirli definitivamente e di sanare questa ingiustizia. Siamo molto fiduciosi che questo si farà e si fa anche grazie alla Regione Abruzzo che approvò una legge di iniziativa regionale che è tuttora in discussione al Senato della Repubblica in Commissione Giustizia. Infrastrutture, infrastrutture e trasporti. I progetti in cantiere basteranno a cambiare il volto della Regione Abruzzo? I progetti in cantiere sono progetti sostanzialmente di leggera manutenzione o meglio di manutenzione ordinaria. Io credo che per la Regione sia necessario... Di acquisire quella capacità, quella visione strategica che fino a 50-60 anni fa ha consentito davvero di innovare. Questo significa rivedere significativamente le principali infrastrutture, ad iniziare da quelle ferroviarie. Sulla Roma Pescara c'è ben poco da dire: eh, il definanziamento e il probabile parziale rifinanziamento. Non, non vanno certo nella direzione giusta di dotare l'Abruzzo di un collegamento con la capitale del paese, ma c'è poi da affrontare il problema anche della ferrovia adriatica, che è una ferrovia con una limiti evidenti di velocità e di capienza. È necessario potenziare quella linea. È stata realizzata su un tracciato pensato nel, subito dopo l'unità d'Italia per rispondere alle urgenze necessarie a creare un primo collegamento tra le diverse parti del Paese. Non possiamo lasciare quel tracciato così come è stato pensato nel lontano 1863. Come dobbiamo adeguare la nostra rete infrastrutturale per quanto riguarda le autostrade, mettere in sicurezza la A24 e la A25? E poi finalmente dotarci di un sistema portuale adeguato. È incredibile che nei nostri porti le navi non possano entrare o perché i fondali sono poco profondi, come nel porto di Ortona, o perché le banchine sono troppo corte, come nel porto di Vasto. È necessario un ripensamento generale di infrastrutture materiali, quelle che ho appena ricordato, ma anche di infrastrutture immateriali, capacità di formazione, capacità di collegamento, capacità di immaginare la. L'intera regione Abruzzo e tutte le risorse della regione Abruzzo fortemente connesse per vincere una sfida di competitività che diventa sempre più impegnativa. Cambieranno il volto della regione e ne serviranno altri per cambiarlo definitivamente. Non si recuperano 50 anni o almeno 30 in alcuni settori di ritardo e di opere non fatte in pochi anni. Però adesso stiamo facendo molte opere importanti. Al porto di Ortona, sulla banchina di riva, su un fronte di 250 metri di banchina, si stanno scavando e facendo le palificate a 30 metri di profondità per portare il fondale da 5-6 metri attuali ad almeno 10-12, raddoppiando i fondali, entrano navi più potenti e le industrie avranno maggiori infrastrutture. Su quel porto, come su quello di Vasto, dove anche lì si sta ampliando la banchina a terra e lavorando, già cantierati i moli, si fa l'ultimo miglio ferroviario e stradale per connettere tutta la logistica, fare in modo che le merci si scaricano su ferro e vanno direttamente sulla linea ferrata. Nella stazione di Fossacesia, che è al cuore terminale della Val di Sangro, l'incrocio tra la Sangritana e la linea adriatica, si sta realizzando cantieri già aperti, 750 metri di banchina per i treni merci. Tra Fossacesi e Saletti è finanziato il raddoppio per separare il traffico merci dal traffico passeggeri e riaprire ai passeggeri tutta la linea sangritana. La piattaforma logistica di Saletti è già una realtà di cui Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, ci ha ringraziato per l'operatività. A Manopello, nell'interporto, si sta facendo il secondo binario di 750 metri, ad Avezzano, l'interporto è stato già concesso e finalmente. È entrato in attività dopo 20 o 30 anni dalla sua realizzazione, mai aperto e collaudato. Oggi c'è un concessionario che lo utilizza. La ferrovia Roma-Pescara partono i primi lotti e si finanziano i successivi per fare un'ora e 59 da Roma a Pescara. Mi fermo qui, potrei parlare per molti altri minuti perché le opere messe in campo sono davvero tante. Abruzzo a due velocità, un problema noto oramai da tempo. Secondo lei come si può recuperare il gap tra costa e aree interne? Io credo che sia necessario anzitutto ricreare le condizioni di lavoro, l'offerta di lavoro nelle aree interne. Senza la possibilità di avere un posto di lavoro lo spopolamento delle aree interne continuerà inevitabilmente con dei ritmi che sono sempre più preoccupanti. E poi naturalmente, dopo aver ricreato delle opportunità di lavoro, penso ad un'agricoltura su beni ad alto valore aggiunto, penso ad un artigianato di qualità, penso ai servizi, penso alla possibilità del lavoro a distanza, penso a tante altre attività che oggi tornano ad essere. Economicamente conveniente se collocate in aree interne. Ecco, dopo aver creato questi posti di lavoro è necessario garantire un livello minimo di servizi che, eh, ci, che ci consenta di immaginare di immaginare tutti gli abruzzesi posti sullo stesso piano per quanto riguarda i diritti, eh, non più abruzzesi di serie A e di serie B per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la mobilità, per quanto riguarda l'istruzione. Ci sono dei presidi che vanno assolutamente mantenuti sui territori indipendentemente dalle dimensioni che quei presidi possono avere o dalla domanda che deve essere soddisfatta. Il diritto all'istruzione deve averlo sia colui che abita a Pescara o all'Aquila Centro, sia colui che abita in un piccolo paese dell'interno, così come il diritto alla salute, così come il diritto alla mobilità. Agire su questi due fronti, ricreare occasioni e posti di lavoro e offrire servizi secondo uno standard che sia comune a tutta la Regione e che possa servire tutti gli abruzzesi. Riparto dalla fine. La ferrovia Roma Pescara una volta realizzata e completata consente di andare in 30 minuti da Pescara a Sulmona, da Sulmona a Pescara e di avere un treno che la percorra ogni, eh, almeno ogni 30 minuti. Significa avere di fatto una metropolitana di superficie che possa consentire a chi vive nell'area interne, dalla Valle Peligna alla Val Pescara e che lavora a Pescara o a Chiedi comunque nell'area metropolitana. Di continuare a vivere lì e di avere un servizio moderno, efficiente e sicuro e anche economico che li colleghi. Sull'altro versante, su quello tirrenico, da Avezzano in 50 minuti e da Carsoli in poco più di 40, si arriva a Roma Termini. Chi abita a Roma fuori dal raccordo anulare non ci mette meno di tre quarti d'ora per arrivare a Roma Termini, cambia la vita delle aree interne perché anche lì migliaia di persone. Che oggi abitano nella periferia della metropoli, tornano ad aprire le loro seconde case, tornano a diventare prime case, riabitano i territori. Significa che quando aumentano le famiglie, aumenta la gente che sta su un posto, si apre il bar, si apre il supermercato, si apre il ferramenta, si, apre, si aprono tante attività e torna a vivere un luogo. Questo stesso lavoro lo stiamo facendo su altre direttrici, la Vezzano Sora come, come Superstrada. Le strade che da Amatrice raggiungono l'Aquila, su cui il cantiere per il quarto lotto e quinto lotto è già in esecuzione, porterà appunto per, almeno fino al confine dell'Abruzzo, è già tutto progettato e finanziato e si continuerà fino ad Amatrice che così in mezz'ora sarà all'Aquila e non più in un'ora e mezza di tempo. Sulla Pedemontana Teramo Ascoli ci sono in corso già cantieri aperti, altri li sta per aprire con i fondi complementari del sisma. Il commissario, il, vice, il commissario Castelli. Stiamo cioè collegando le aree per rendere vivibili e accessibili i luoghi, che è l'antefatto la, per poter portare lavoro, vita e socialità in, nelle aree interne. Parliamo di sanità e della nuova rete ospedaliera. Secondo lei, come cambierà la sanità abruzzese nel medio e lungo termine? Io direi anzitutto come potrà cambiare il piano ospedaliero che è stato di recente presentato. Dovrà cambiare perché in primo luogo è un piano che è solo sulla carta perché non tiene conto spesso delle risorse in termini anche di personale necessario per la sua realizzazione. E poi è un piano che non fa nessuna scelta, non sceglie l'ospedale idea di secondo livello, l'ospedale diciamo, che per intensità di cure dovrebbe in qualche modo polarizzare l'attenzione dell'intera rete ospedaliera regionale. Non fa altre scelte di specializzazione per vocazione, io credo che sia al contrario necessario che ciascun presidio ospedaliero Possa avere una propria vocazione, una propria specializzazione. E sono convinto che attraverso una specializzazione, per intensità di cure, idea di primo livello, idea di secondo livello, e per vocazione delle cure si possa realizzare una rete ospedaliera sempre più rispondente alle esigenze degli abruzzesi in cui sia possibile immaginare ad esempio una mobilità attiva e non passiva. Mi fa piacere ricordare che gli oltre 100 milioni di mobilità passiva si traducono oltre che in un grave disagio per gli abruzzesi nel momento in cui già devono combattere una, con una malattia, si traducono anche in 100 milioni di stipendi pagati al personale medico, infermieristico e sanitario delle regioni Lazio, della regione Marche, della regione Emilia-Romagna o della regione Lombardia. Con quelle risorse noi potremo assumere una quantità di medici, di personale infermieristico e sanitario, ovviamente rimosso al tetto delle assunzioni, potremo assumere una quantità di personale con cui ridurre sensibilmente le liste d'attesa, con cui ridurre la mobilità passiva, con cui rendere più efficiente l'intera rete ospedaliera. L'approvazione della rete ospedaliera è un fatto epocale perché mai una maggioranza politica aveva avuto la forza, la capacità e il coraggio di approvarla, perché troppo divisi e incapaci di sciogliere i nodi e perché bloccati da una normativa nazionale voluta dalla sinistra, il decreto lorenzine che impedisce all'Abruzzo di avere una rete sanitaria adatta alle proprie esigenze. Noi abbiamo sciolto l'uno e l'altro trovando la sintesi di una maggioranza politica coesa e responsabile e la forza di convincere il governo attuale ad a, a dare le deroghe necessarie a fare in modo che l'Abruzzo avesse la rete che serviva, che ha permesso di mettere in sicurezza gli ospedali e di qualificarli. Aumentiamo di 200 posti letto, abbiamo idea, 6 dea di primo livello compresi Sulmona-Vezzano, oltre ai quattro ospedali provinciali, a Sulmona si salva il punto nascita. Gli ospedali dei capoluoghi divengono eh, DEA di secondo livello integrati e funzionali tra di loro. La eh, rete ospedaliera approvata consente di attingere a quasi mezzo miliardo di euro fermi a Roma da 25 anni per fare i nuovi ospedali. Avezzano, Lanciano, Vasto sono già pronte le gare di appalto, progetti approvati, accordi firmati con i ministeri competenti, soldi già nelle disponibilità. Per poter partire a Teramo altro progetto per il nuovo ospedale, centrale 118 all'Aquila in corso di realizzazione, lavori in corso nell'ospedale di Penne, pronti all'apertura all'ospedale di Popoli e così seguitando. Chiedi l'ultimo pezzo dell'accordo di programma per il policlinico di Chiedi un altro intervento importante da 60 milioni. Stiamo rivoluzionando la sanità in Abruzzo, abbiamo gettato le fondamenta per permettere a tutti di accedere davvero a servizi sanitari di qualità. Nei prossimi cinque anni ci dedichiamo alle liste d'attesa e a tutto il resto che ancora manca e che dobbiamo completare. E parliamo adesso di editoria. Secondo lei, come può la Regione Abruzzo attivarsi per sostenere, eh, sostenere l'informazione? L'informazione è forse l'ingrediente principale della democrazia e della vita democratica. È assolutamente necessario che, che si sviluppi quella pluralità di voci dell'informazione che sole riescono a a rendere effettivamente sostanziale eh, la democrazia di una regione e la democrazia di una comunità. Per far questo la regione Abruzzo non può che immaginare dei sostegni, degli incentivi, del, delle attività che possano far sì che più editori possano operare liberamente nella, nel, nel contesto regionale. E per far questo è necessario che ci sia una politica molto più ampia di sviluppo dell'editoria, di sviluppo dell'informazione, di sviluppo di tutto ciò che può rendere più consapevoli gli abruzzesi nella, nelle scelte che sono chiamati a compiere. Il Consiglio regionale, su mia richiesta, ha approvato la legge di mia iniziativa sull'editoria, che permette quindi finalmente di avere uno strumento. In Regione Abruzzo, che prima non esisteva, prima di noi mai vi era stata una norma eh, del genere, una norma vocata a sostenere l'informazione, la libertà dell'informazione e l'autonomia del mondo dell'informazione, che è il sale della democrazia e del libero confronto. Questa legge eh, sostiene le imprese editoriali, permettendo di dare incentivi e contributi sull'innovazione tecnologica, quindi i macchinari, i materiali, i software i programmi che servono a dare eh, un'informazione di qualità e un'infrastruttura adatta e sostiene le imprese che assumono lavoratori, giornalisti con contratti a tempo indeterminato e secondo il contratto di settore. Significa lavoro qualificato e lavoro eh, equo che viene garantito e qualità, professionalità degli operatori. C'è un primo finanziamento modesto di 150.000 euro per i prossimi due anni. Il nuovo Consiglio regionale potrà rimettere le mani su questa legge e soprattutto mettere in, eh, nella manovra di bilancio e di assestamento e le, i fondi che servono a sostenere la libera editoria in Abruzzo. Eccoci giunti a conclusione di questa, di questa trasmissione elettorale con alloggetto il rinnovo della, del nostro Consiglio regionale con relativi presidenti, abbiamo conosciuto eh, i profili, il profilo dei due candidati, abbiamo posto loro delle domande, domande molto chiare, sintetiche, concise, alle quali hanno dato risposte, a nostro modo di vedere, eh, sufficientemente esaustive e noi speriamo comunque di eh, salutarvi, di essere stati in qualche modo utili. A fornirvi le giuste informazioni, le, come dire, a trasmettervi le giuste sensazioni che ognuno dei candidati ha messo, abbia messo in campo e al fine di aiutarvi, aiutare i cittadini abruzzesi ad arrivare a una conclusione eh, come posso dire, consapevole e arrivare a una, a, un consapevole, a una consapevole espressione del proprio voto il prossimo 10 di marzo. Quindi io. Vi saluto, vi saluto di nuovo e grazie del, del tempo che ci avete dedicato.